Buonasera, eccoci qui con l'ottava puntata di Vastese Dintorni, il format di Vasto Web che racconta lo sport del territorio con un occhio di riguardo per la Vastese. Come sempre ci troviamo presso la Promotennis, che ringrazio per l'ospitalità. Quest'oggi una trasmissione diversa, abbiamo cambiato il giorno della settimana in maniera eccezionale. Di mercoledì per problemi, insomma, miei personali, scusatemi di questo. Ma andiamo subito a presentare gli ospiti di questa serata. Sono qui con me il portiere dei biancorossi Stefano Camerlengo e il terzino Nicola Casciani. Ragazzi, grazie di essere qui con me. Andiamo subito con l'analizzare questo bel momento della Vastese, una Vastese che viene da quattro vittorie di fila e soprattutto che ha battuto una delle favorite di questo campionato, la Vispesaro, con un risultato molto ampio grazie alla doppietta di Stivaletta, al gol di Fiore e a quello di Pizzutelli. Com'è andata questa partita? Raccontacela. Ma è stata comunque una partita studiata e durante gli allenamenti abbiamo studiato bene l'avversario. Sapevamo un po' come scendere in campo e come prendere questo avversario, che non era facile comunque, dato che è una delle squadre che punta a vincere il campionato. Credo che abbiamo fatto una partita molto organizzata. Comunque non ci siamo sbilanciati subito, ma le abbiamo un po' studiate all'inizio e poi siamo stati bravi a sfruttare quelle occasioni che ci sono capitate comunque. Quindi va il merito alla squadra e a tutti quanti. Nicola, mister Colavitto a fine partita ha parlato di un'impresa. Non era facile battere la Vispesaro, soprattutto per il campionato che stava disputando finora. Sì, come hai detto bene tu, la Vispesaro era una squadra candidata a vincere il campionato e questo lo sapevamo, ma siamo stati bravi, anche fortunati in due occasioni, ma diciamo ci vuole anche quello. Quindi noi prepariamo comunque tutte le partite curando ogni dettaglio e la vittoria è frutto di questo, insomma. Stefano, analizziamo un attimo il campionato della Vastese. Siete partiti non benissimo, giocando comunque bene, però non portando a casa risultati. Poi nelle ultime quattro gare avete messo la marcia in più. Cosa è cambiato nella vostra testa? Ma credo che non sia cambiato niente. Comunque noi sin dall'inizio abbiamo comunque provato a esprimere il nostro gioco, che è quello che stiamo facendo anche adesso. E niente, a volte ci sono delle partite che uno prova a segnare, però la palla non vuole entrare. Forse ci mancava qualcosina a livello di cattiveria, che adesso abbiamo trovato. Comunque poi il calcio è fatto di occasioni. Una palla gol che viene sfruttata e cambia la partita, quindi siamo stati bravi in questo, credo, ma dobbiamo continuare a essere bravi e sfruttare tutte le occasioni e fare come ci dice il mister e lavorare duro durante la settimana. Adesso parliamo un po' di voi, parto da Nicola. L'anno scorso campionato di eccellenza per te con il Subasio in Umbria. Com'è andata quell'esperienza? Raccontaci anche le tue esperienze prima di questa e poi l'approdo con la Vastese. Sì, l'anno scorso ero in eccellenza in Umbria, si è disputato un campionato discreto. Gli anni precedenti sono stato a Rieti e prima ancora alla Ternana. E poi quest'anno, diciamo, è stato una sorta di salto di qualità dall'eccellenza alla Serie D, proprio appunto qui a Vasto. Vorresti avere qualche occasione in più? Certo, è normale. Io comunque mi metto a disposizione del mister e poi lui, come è normale, fa le sue scelte. Stefano, parliamo di te. Tu sei abruzzese, sei di Pescara, però il tuo tesserino è il tuo cartellino, scusami, è del Venezia. Insomma, raccontaci un po' anche la tua carriera e come mai hai scelto Vasto. Beh, comunque sì, sono partito dal Pescara e per varie motivazioni, varie storie, sono finito a Venezia. L'anno scorso ho disputato il campionato Beretti e sono stato aggregato varie volte in prima squadra e mi è stata data questa opportunità di venire a giocare qui a Vasto.
e tramite il direttore sportivo Giorgio Perinetti e comunque il direttore sportivo Micciola mi ci sono incontrato, mi hanno fatto una bella impressione, quindi ho deciso di venire a Vasto, pur sapendo che comunque era una piazza importante per la categoria, con una buona tifoseria, quindi mi è piaciuta questa cosa e sono venuto qui. Sei soddisfatto di come sta andando la tua stagione personale, oltre che quella della Vastese? Ma sì, comunque credo che si possa sempre migliorare, infatti non bisogna essere troppo soddisfatti di quello che si fa, comunque siamo all'inizio e il campionato è ancora lungo e c'è ancora molto da dire. Ci sono squadre che secondo me verso dicembre cominceranno a esprimere il calcio che forse adesso non riescono ad esprimere, mentre altre che un po' scenderanno, quindi è ancora breve per dire un po' come potrà andare, però spero che se continuiamo a giocare così ci toglieremo belle soddisfazioni. Nicola, domenica arriva all'Aragona una squadra abruzzese, ennesimo derby, però è una squadra che non sta facendo bene. Parliamo dei nerostellati, che gara vi attende? Ma è sicuramente una gara ostica perché sono quelle partite che non devi prendere sotto gamba, altrimenti rischi di fare figuracce. Stefano, non bisogna sottovalutare l'avversario, un avversario che verrà sicuramente a fare una partita di contenimento per poi magari ripartire. Ma sicuramente, comunque i Nerostellati credo che siano una buona squadra e ciò lo dice comunque contro il San Marino che hanno fatto una grande prestazione da quello che ho sentito e ho visto, quindi sarà una partita dove non si deve lasciare nulla al caso. Spero che comunque la città ci dia il proprio appoggio, i tifosi che verranno numerosi perché se cominciamo a sottovalutare le partite poi è un attimo che la cosa si fa brutta. Nicola, a tuo dire, quali sono le squadre favorite di questo campionato? Dammene tre. Ma sicuramente squadre come il San Marino, la Vispesaro e il Matelica, squadre che abbiamo comunque incontrato e abbiamo potuto vedere le loro qualità, insomma. Chi temere di più tra queste? Ma parlo personalmente, la squadra che mi è sembrata più organizzata è stato il Matelica. Dal tuo punto di vista, Stefano, vedi anche qualche squadra rivelazione che nessuno accredita e che comunque sta facendo bene? Ma io credo che il Francavilla sia una bella squadra comunque, però io sono fiducioso nei nostri mezzi, quindi non mi piace vedere le altre squadre, ma cerco di vedere sempre noi. E quindi niente, ci sono belle squadre, ma io penso adesso alla Vastese e a quello che possiamo fare noi. Nicola, un'ultima battuta, i tuoi obiettivi stagionali con la maglia biancorossa? Ma gli obiettivi sono fare bene prima di tutto per la squadra, poi per me sarebbe bello fare più presenze possibili e vedremo come procederà il campionato. Bene, allora a me non resta che salutare i nostri ospiti che sono stati qui con noi. Noi torniamo tra pochissimo e parleremo di rugby. Eccoci qui per la seconda parte di Vastese dintorni. Come anticipato, in questo spazio parleremo di rugby. Siamo in compagnia di un dirigente della Vasto Rugby, Mercurio Saraceni, e di un giocatore Gaston Lanci, un giocatore ex giocatore di rugby argentino. Grazie per essere qui con noi. Noi partiamo subito con Mercurio perché Mercurio ci racconterà la storia del rugby a Vasto. Quando è nato il rugby a Vasto? Allora, la nostra società, come Vasto Rugby, è nato ufficialmente il 5 maggio del 2011. A Vasto c'è già stato qualche piccola esperienza in passato di tentativi di dare inizio a questa attività. Parliamo intorno al 1980-85, che però è subito naufragato per il semplice motivo che
la disponibilità logistica di campi e quant'altro era ovviamente inesistente. Siamo nati, come dicevo, nel 2011 e devo dire con una buona partenza, anche se non era quella proprio che noi cercavamo, e cioè quella dei bambini, dei ragazzi, ma siamo partiti con tantissime persone che sono venute, mi ricordo quel giorno giù alla Frana che abbiamo fatto il raduno di tutti quanti, ed erano tutti grandi. Purtroppo il rugby è uno sport che, diversamente dal calcio, dalla pallavolo, dalla pallacanestro, che quando un bambino va a scuola, lo conosce, lo vede, lo pratica, il rugby, se non hai la cultura, la preparazione, la filosofia, è un po' difficile entrarci dentro, perché ha tutta una sua, diciamo così, logica, tutta una sua filosofia sportiva, ha tutto un suo modo di giocare, di vedere e quant'altro. Però a quel punto decidemmo comunque di andare avanti. Il Vasto Rugby fece 4 anni di campionato di Serie C regionale. Quindi giocammo con il Pescara, il Chieti, l'Aquila, la Polisportiva, l'Aquila Rugby, quindi con squadre ben più blasonate e molto più esperti della nostra. Le difficoltà sono state tante. La prima difficoltà, come al solito, è stato il campo, e dobbiamo ringraziare per quell'esperienza il Circolo Tennis di San Salvo, che ci diede l'opportunità di poter giocare sul campo di San Salvo Marina. Con tutte le difficoltà di questo mondo però comunque abbiamo stretto i denti e siamo andati avanti. L'ultimo campionato disputato nel 2015 siamo giunti quarti, nonostante diciamo così l'impossibilità del campionato, che ci dava chiaramente perdenti se non all'ultimo posto. Abbiamo conquistato il quarto posto grazie a uno spareggio perso per un solo punto contro il Capistrello, proprio nello spareggio, però fu un'ottima iniziativa e quindi una grandissima esperienza. Ci dovemmo fermare sempre per lo stesso identico motivo, campo, perché il campo non ci dava neanche la possibilità di poter avviare quello che era la base essenziale di qualunque sport, quello di poter iniziare a far crescere bambini, a far conoscere il rugby proprio ai bambini, a farli giocare, nonostante gli sforzi che abbiamo fatto all'interno delle scuole. Quindi ci siamo dovuti fermare, per fortuna quest'anno abbiamo avuto l'opportunità, grazie anche ai dirigenti della Virtus Calcio, che hanno avuto questa sensibilità, di poterci dare per qualche giorno e per qualche ora un pezzetto di campo su cui poter allenare. Chiaramente il nostro obiettivo non parte da qui, il nostro obiettivo è un obiettivo molto più a lunga scadenza, perché ritengo che il rugby debba essere conosciuto, bisogna sfatare tanti falsi miti riferiti al rugby. Molti hanno l'idea, spesso si confondono con il football americano, di cui non ha nulla a che vedere, ma più che i bambini bisogna iniziare ad educare prevalentemente i genitori a questa filosofia, a questo tipo di sport. È una battaglia abbastanza dura, una sfida molto, molto bella da portare avanti, e ci impegneremo perché questo avvenga, e soprattutto avvenga la cosa più importante, che se anche su Vasto si inizia a parlare seriamente di rugby, che si allarghi la proposta del rugby il più possibile, e noi ci stiamo impegnando in questo periodo non solo a Vasto. Infatti Gaston, che è qui al mio fianco, che è stato non solo un giocatore in Argentina, ma ha giocato anche qui in Italia, ha giocato soprattutto ad Atessa, e che abita dalle parti delle zone di Casalbordino e di Villa Alfonsina, si sta impegnando insieme a me, spero di riuscirci, ad allargare la proposta del rugby anche nelle zone limitrofe, nei comuni limitrofi. Gaston, allora raccontaci un po' la tua storia. Tu sei argentino, un ex giocatore di rugby, hai giocato sia in Argentina che in Italia, che qui in Abruzzo.
Insomma, quali sono le differenze del rugby tra l'Argentina e l'Abruzzo? Buonasera a tutti. Ci sta un po' di differenza un po' con rispetto all'Italia, perché lì in l'Argentina io per esempio abitavo un paese piccolo e ci stavano tre squadre di rugby, dove ci stavano tante persone allenando, no? E ci stava un po' di più la informazione su questo sport, capito? E qui in un paesino come questo dove abito io, in questa regione, il rugby almeno qui è Casalbordino, Villa Fonsina, Pollutri, questa parte ancora non è tanto informato, capito? Per quello ci sta un po' di differenza ancora. State lavorando proprio su questo? L'obiettivo è diffondere il rugby anche nei comuni più piccoli? Sì, Mercurio mi ha proposto questo progetto di iniziare da mo, di informare di questo sport e far capire e anche informare alle genitori e alle persone di che si tratta queste. Gaston, parlaci anche un po' di te. Tu stavi in Argentina, poi sei venuto qui in Italia, insomma, raccontaci anche la tua carriera, insomma. Beh, io ho cominciato da molto piccolo nel mio paese, ho cominciato a 8 anni a giocare questo sport. Ho sempre detto che ho avuto la fortuna di trovare una persona che ha educato un gruppo di bambini, no? Con rispetto non solo al sport, sino alla vita, perché io sempre parlo di questo sport è un specchio della vita, no? Perché ci sono tante difficoltà, tanto sacrificio, si parla molto del rispetto, del compagnerismo che ci sta in questo sport. Ho giocato un po' di anni lì, nel mio paese, e dopo ho partito proprio a Buenos Aires, e lì dove ho giocato 3 anni in una squadra in seconda divisione, che si chiama San Carlos. E dopo di là hanno venuto a cercare un po' di giocatori per diffondere un po' il rugby in Spagna, dove ho giocato 5 anni. E dopo, per questione della vita, ho conosciuto a mia moglie, che era di questa parte, di qua mi ho trasferito a Salbordino, dove trovavo una squadra dove giocare, perché ancora era giovane, no? Io ho 43 anni, capito? Lascio un po' per le più giovani questo sport. E ho trovato a Tesa, dove ho giocato almeno 4-5 anni, ho collaborato con la squadra, che era una squadra in formazione, e ho collaborato anche, ho giocato un po' di partita lì. Bene, un giramondo il nostro Gaston, ma torniamo a Mercurio. Mercurio, dicevamo delle difficoltà di questo sport ad attecchire in alcune zone, ma qui in Abruzzo, non solo a Vasto, com'è questo movimento? Sappiamo che anche in Molise è abbastanza sviluppato. Il Molise, diciamo che anche nel Molise in questo momento si sta sviluppando. Tra l'altro, uno dei nostri allenatori è molisano, Mirko Vincenzi, che questa sera purtroppo non è potuto essere qui, ha dovuto saltare l'intervista dell'altra volta. E, sì, si sta diffondendo anche in Molise, a Petacciato e a Termoli. Sono comunque giocatori, persone, giocatori che hanno iniziato con noi a giocare con il Vasto Rugby. Comunque nel Molise c'era già una squadra abbastanza strutturata, che è il Campobasso. E quindi sì, diciamo che pian piano questo sport si sta diffondendo. Le difficoltà, torno a ripetere, sono tante, perché sono prima di tutto di mentalità, di possibilità di far conoscere questo sport. Quello che mi ha meravigliato però in questi giorni è che, entrando nelle scuole, ho avuto da parte dei dirigenti una buona accoglienza. Che questa è una grande cosa, che ci fa ben sperare e soprattutto sicuramente ci farà andare avanti. Mercurio, ma in Abruzzo non c'è solo l'Aquila, perché tutti conosciamo quella realtà, perché è la realtà che ha più blasone, sì, più storia. C'è il Gran Sasso a San Buceto, c'è il Pescara, c'è il Chieti, c'è in base alle categorie, c'è la polisportiva L'Aquila. In questi ultimi periodi, e soprattutto in queste ultime settimane, L'Aquila ha vissuto anche una situazione un po' particolare, quella dell'Aquila Rugby, che ha rischiato di non poter iniziare il campionato.
Purtroppo la questione aquilana, dopo il terremoto, chiaramente si è fatta un po' sentire, però sembra essere risolta e sembra che si riesca ad andare avanti. La realtà aquilana, la realtà abruzzese ovviamente è stata una realtà molto importante per il rugby italiano. L'Aquila ha vinto tantissimi scudetti nel campionato italiano di rugby e molti giocatori aquilani hanno fatto parte della nazionale, e grazie anche a questi giocatori oggi l'Italia forse può dire grazie all'Aquila se riesce a partecipare alla competizione del Sei Nazioni. Voglio rimanere sul tema Aquila perché l'Aquila, perché a Vasto storicamente ci fu una partita anni e anni or sono che vide la vittoria del Vasto sull'Aquila, una vittoria storica. Questo è, diciamo così, era l'inizio proprio in cui a Vasto si riuscì a creare una squadra. Fu la partita di esordio, chiaramente parliamo degli anni 30. E in quella partita di esordio Vasto giocò contro l'Aquila e riuscì a vincere 9-7. Una vittoria che è rimasta alla storia. Gaston, torno da te e ti faccio una domanda, visto che comunque hai praticato molto questo sport. Tu lo consiglieresti ad un bambino e perché? Guarda, de che le ho detto sì di questa proposta a Mercurio, ho pensato che è molto importante, no? In quanto alla formazione di un bambino, no? Io ho avuto l'esperienza proprio mia, io mo c'ho due figli a casa, no? Che senza fare l'obbligo di farlo fare questo sport, però io lo prendo come esperienza mia di vita, è un sport che forma a un bambino in tanti aspetti. Capito? Io parlo sempre del rispetto, della umiltà di una persona, di un giocatore di rugby, del rispetto dell'amicizia, del gruppo. Ho sentito tante volte che le posti di lavoro cercano giocatori di rugby, perché il rugby è un gioco di gruppo, no? E per quello è buono averlo in qualsiasi posto di lavoro, no? Per quanto al gruppo. E la formazione a un bimbo penso che ci servirebbe tanto, è molto importante. Gaston, smentiamo questo tabù. Molti dicono che il rugby è uno sport violento, ma non è così. È un sport di contatto più che violento, capito? Secondo me è uno sport di contatto dove delle persone stanno sempre in contatto combattendo per la palla, per vedere come uno può riuscire ad andare avanti, capito? Però no, è completamente è una forma di vedere sbagliata quella, penso io. Mercurio, parliamo un attimo adesso, torniamo alla presente di questo Vasto Rugby. In quali campionati partecipate, dove vi allenate, raccontiamo un po', facciamo anche un invito a venire a conoscere. In questo momento noi praticamente un mese e mezzo che abbiamo riniziato l'attività, quindi la nostra azione è prevalentemente quella di ricostituire tutto il gruppo, sia dal punto di vista dirigenziale, perché comunque bisogna ricreare e allargare anche il discorso, sia dal punto di vista appunto di partecipazione. La nostra iniziativa parte prevalentemente con il discorso educativo, quindi nelle scuole prima di tutto. Abbiamo iniziato a richiamare anche alcuni bambini che sono venuti, hanno accolto il nostro invito, e ringraziando appunto, come dicevo prima, la Virtus Calcio, siamo riusciti ad ottenere la disponibilità del campo qui al quartiere San Paolo. Quindi i nostri allenamenti sono il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 14, chi vuole venire può venirci a trovare qui e provare a giocare a rugby. Dopodiché la nostra azione, torno a ripetere, è quella soprattutto di cercare di creare opinione pubblica nella città, e quindi di cercare di far sì
che le persone siano sempre più vicine al mondo del rugby, come dovrebbe del resto essere nel mondo sportivo di qualunque tipo di sport. Quindi noi stiamo facendo nuovamente il tesseramento, stiamo avvicinando tantissime persone che ci stanno dando una mano da questo punto di vista, e siamo praticamente oggi a 45 tesserati, e quindi diciamo che come partenza non è male. Riteniamo che non credo assolutamente nelle partite e nelle partenze boom, credo invece nel risultato che se si inizia un progetto, questo progetto non debba poi morire dopo qualche tempo, quindi bisogna creare le giuste basi. Dunque è importante programmare, organizzare, andare per scadenze, ma quanto sarebbe importante a Vasto avere un campo di rugby? Guarda, noi ci abbiamo provato tante volte, con Massimiliano D'Onofrio, che è il nostro presidente, che insieme a me e a Bruno D'Adamo hanno costituito questa società nel 2011, abbiamo già fatto 2-3 tentativi da questo punto di vista, ma non è assolutamente facile. È un obiettivo, sicuramente. Va bene, allora noi ringraziamo gli ospiti di questa serata che sono stati qui con noi, dunque la Vastese Calcio e il rugby, e noi torniamo come sempre ogni martedì, ad eccezione di questa settimana che ci vediamo di mercoledì. A me non resta davvero che salutarvi, arrivederci, ricordate l'appuntamento di Vastese e dintorni su Vasto Web.